per noi è importante il poter toccare quello che è la vera cosa. Cioè, adesso qui c'è un telaio in legno che probabilmente prima erano tutti così, noi ci si rende conto di che cosa vuol dire, se uno lo tocca si rende conto di quello che è. Si impara anche con le mani al Museo dell'Arte della Lana di Stia, grazie ai nuovi percorsi espositivi per non vedenti ed ipovedenti. Si possono così toccare le cesoie per la tosatura, il fuso della filatura, la navetta della tessitura, ma anche i bozzoli della seta, la lana ed infine la canapa. Il museo già aveva tutta una serie di attività. Adesso abbiamo realizzato una guida in braille, dove ci sono anche delle immagini da poter toccare sulla guida e una guida per i ipovedenti. Inoltre il museo aveva già dei bottoni sonori che permettevano a tutti i visitatori, quindi non c'è divisione, di poter pigiare e sentire i vari rumori dei macchinari dell'arte della lana. Questo museo è stato il primo museo che è stato fatto con gli stessi mezzi per tutti. Si fa tutti la stessa cosa allo stesso modo, ognuna poi con i propri tempi. Certo che c'è la didascalia in braille, certo che c'è la didascalia a grandi lettere, ma così come ci può essere la didascalia in inglese, in cinese, in giapponese. Il Museo dell'Arte della Lana non è l'unico museo casentinese ad aver abbattuto le barriere percettive. Anche l'Ecomuseo di Stia e il Museo Archeologico di Bibbiena si sono messi al lavoro per rendere più accessibile e fruibile il proprio museo. L'idea è quella di scatole tattili itineranti che quindi si possono muovere in tutte le 16 strutture dell'Ecomuseo. Ne abbiamo progettate due, una sulle tradizioni culturali immateriali, l'altra scatola invece si compone delle sapienze tradizionali manuali.